grazie all'impegno instancabile dei carabinieri del Comando Provinciale di Terni, in particolare dei carabinieri della stazione di Piedilugo, dell'aliquota operativa di compagnia, che è supportata dal nucleo investigativo fin dal ritrovamento della macchina incendiata, sono iniziate una serie di attività tradizionali che poi successivamente integrate con il supporto scientifico, prima dell'unità cinofile che sono venute sul posto, perché inizialmente noi cercavamo lo scomparso, poi successivamente ci sono stati utili a livello investigativo perché ci hanno dato delle prove che sul luogo del ritrovamento della macchina incendiata c'era stato il sospettato, che poi pian piano con i riscontri dei tabulati e dei riscontri della prova ematica su degli indumenti rinvenuti ci ha dato la certezza e che ha consentito alla GIP di Terni di emettere una misura di custodia cautelare in carcere. Questa mattina avete recuperato anche il corpo? Sì, però poco fa.